Buonasera, buonasera. Allora, è una sorta di improvvisazione, nel senso che non ho un canovaccio, non ho preparato nulla, però visto che questa appunto è la settimana dell'amministrazione aperta e mi era stato sollecitato, vabbè non vi dico da che fonte, però mi era stata lanciata l'idea di fare un intervento, anche un articolo su questo argomento, cioè sul tema dei beni culturali e di come si incrociano. Come si incrocia il problema della gestione dei beni culturali, della tutela dei beni culturali invece con l'ottica di un'amministrazione aperta. È stata una settimana per me un po' impegnativa, ero in giro per trasferte, quindi di scrivere un articolo, il tempo e la concentrazione per scrivere un articolo non si è trovato. Avevo in mente invece di fare appunto, una diretta Facebook. Avrei voluto lanciarla meglio, prepararla meglio e promuoverla meglio, però è andata un po' così. È un sabato, sono le 6:30, la gente penso che, soprattutto visto che è stata una giornata più o meno di primavera anche qua al nord Italia, quindi credo che siano andati tutti in giro e siate tutti in giro, però le dirette Facebook servono anche per poi avere salvato il video e poterselo riguardare con calma successivamente. Spero che invece le persone che sono connesse abbiano voglia di lanciarmi spunte. Ah, vedo che già ci sono due o tre persone connesse. Beh, ho avuto delle discrete soddisfazioni ultimamente dalle dirette Facebook e quindi ci sto ricascando. Anche settimana scorsa, no? Domenica scorsa, sempre nel weekend, avevamo fatto un incontro in quel di Rimini, in quel di Sant'Arcangelo di Romagna. Abbiamo trasmesso in diretta Facebook e poi a qualcuno se l'ha guardato successivamente, ha fatto commenti, quindi lo strumento è sicuramente utile. Allora, cosa dire? Io ho già fatto sono un paio di articoli, ho scritto un po' di cose sul tema il problema posto nella tutela dei beni culturali dal punto di vista del diritto d'autore, della proprietà intellettuale, che è un po' il mio punto di vista, la mia origine dal punto di vista appunto scientifico, io arrivo da quel mondo lì. La tutela dei beni culturali invece ha più a che fare con il diritto amministrativo. E un terreno in cui però i due diritti si incrociano, come quando si parla di open data in generale. Sapete che l'ho già stigmatizzato più volte, il fatto che il principio open by default, che incide sulla libera disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, sia in realtà una norma inserita all'interno del codice dell'amministrazione digitale e non alle, che non, con nessun richiamo e riferimento nella legge sul diritto d'autore, quindi vanno un po' su due binari separati, già questo è un problema. Ultimamente si è parlato appunto del tema come dire, libero accesso al patrimonio culturale, di cui l'Italia è uno dei paesi probabilmente più ricco, e quindi come questi beni possono essere attraverso le tecnologie digitali, attraverso la rete, essere messe a disposizione del pubblico in un'ottica open, in un'ottica libera. In altre parole, come le pubbliche amministrazioni che hanno il privilegio da un lato e l'onere dall'altro di conservare e dover gestire gli immensi patrimoni culturali, gli immensi pezzi di patrimonio culturale, di cui l'Italia dispone, come possono mettere a disposizione del pubblico, non mettendo in crisi l'aspetto della tutela. Quando si parlava tradizionalmente di tutela del bene culturale, si ragionava in un'ottica di tutela del bene dal punto di vista fisico, quindi le norme sulla tutela del bene culturale, se andate a leggere appunto quelle precedenti al mondo digitale, erano più che altro riferite a come un quadro o una scultura o un documento dovevano essere conservati e non messi a disposizione di tutti senza particolari cautele, perché se ne voleva appunto conservare la loro integrità fisica. Cambia la prospettiva nel momento in cui di questo bene noi facciamo una digitalizzazione. Il classico esempio di cui io mi sono trovato a discutere durante un convegno era quello relativo a un'opera, che è un incrocio tra un'opera d'arte e un documento in sé, un documento tecnico che è l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, il cui disegno originale è, se non ricordo male, ancora conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia.
Qual è il problema? Che di questo documento, di questa immagine, che arcinota, no? Sapete, l'uomo incrociato all'interno di un inscritto all'interno, l'uomo nudo inscritto all'interno di un cerchio, è un documento che appunto è stato utilizzato come immagine per vari tipi di anche, che ne so, richiami commerciali, pubblicità, libri di testo e via dicendo. Una volta per poter accedere a questo, per poter visionare questo documento, si doveva appunto accedere all'archivio che lo conservava e chiedere di visualizzarlo, di visionarlo. Adesso effettivamente le tecnologie digitali permettono scusate, ai gestori, ai custodi, la parola corretta di questi beni, di digitalizzarli, di occuparsi loro dell'attività di digitalizzazione e mettere a disposizione del pubblico attraverso il sito, in modo tale che il bene, il documento o il quadro o la scultura possono essere conservati ancora meglio, perché non vengono mai più tirati fuori da quel cassetto, da quella teca in cui vengono appunto custoditi, e di volta in volta si può utilizzare direttamente il file da digitalizzazione. Quindi già la digitalizzazione in sé è un passo verso la tutela del bene culturale come oggetto. Però si pone il problema della tutela del bene culturale come dire, nel suo contenuto, nel suo come dire, valore intellettuale come opera, no? Per cui se di questo uomo vitruviano ne fa un uso un ricercatore, uno storico dell'arte che deve fare una tesi di dottorato, sembra un'attività che sicuramente va nella direzione della valorizzazione di questo bene. Se invece di questo uomo vitruviano, di questo documento, si fa una, che ne so, la classica maglietta o stemmino da mettere, che ne so, il magnete da mettere sul frigorifero che viene prodotto in serie, in plasticona anche di bassa qualità da un'azienda che sta magari dall'altra parte del pianeta e viene commercializzata all'interno dei baracchini della città di Venezia, ecco, allora quello assume un altro tipo di percezione. Quale dei due casi è nella direzione della tutela e quale no? E soprattutto come faccio a distinguere a priori che tipo di utilizzo verrà fatto di questa riproduzione? Cioè, rifaccio meglio la domanda. Colui che si reca presso le gallerie dell'Accademia e chiede il file, la digitalizzazione dell'uomo vitruviano, deve necessariamente e preventivamente dichiarare quali utilizzi verranno fatti di questa opera. Piccolo problema. Scusate, ho toccato un tasto che non devo toccare. Piccolo problema è che nel momento in cui siamo sulla rete è difficile tenere traccia di tutti gli utilizzi. Quindi, ok, finché è Tizio che si reca presso l'archivio che ha in custodia il bene, il custode può, come dire, vincolarlo e chiedere a questo signore, a questo tizio, a questo cittadino, di firmare dei moduli in cui lui si impegna a farne un uso specifico. Diverso è quando invece questo file viene buttato su una rete, su un repository, su un archivio digitale, accessibile a tutti, e da lì ovviamente tutti possono accedervi. Anche soggetti, essendo la rete un mezzo di comunicazione senza confini, anche soggetti che non conoscono la nostra legge, che non conoscono il codice dei beni culturali che appunto agli articoli 107 e 108 pone dei limiti su questo tipo di riproduzione. E quindi può arrivare appunto l'azienda cinese, turca, americana, statunitense che prende il file, verifica che si tratti dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci e quindi verifica che non ci siano più diritti di proprietà intellettuale e ne fa una riproduzione anche di tipo commerciale. E questo appunto cozza con invece il principio previsto nell'articolo 107-108. Vabbè, questo era un po' il contesto. Adesso vedo, ah, bene, bene, vedo che ci sono un po' di persone connesse, le saluto, grazie per dedicare questo tardo pomeriggio di sabato a parlare e riflettere su questi argomenti. Anzi, se mi aiutate, se fate commenti nella chat, appunto mi aiutate ad avere qualche spunto e a rendere la cosa un po' più interattiva e un po' meno noiosa. Quindi, questo era un po' il contesto, quello di cui parliamo.
La sposto invece sul piano puramente un po' più strettamente giuridico. Quindi, quali sono le due norme che entrano in gioco? L'abbiamo detto, da un lato abbiamo il codice dei beni culturali, che è gli articoli 107 e 108, pone a favore dei custodi dei beni culturali, archivistico-culturali, la possibilità di chiedere dei canoni di riproduzione, una sorta di diritti di riproduzione. Stavo per dire di diritti di copyright, è improprio perché in realtà si tratta di una norma che non ha nulla a che fare con il diritto d'autore e col copyright, però di fatto si comporta come un diritto di riproduzione, quindi un copyright, se ci fate caso, copyright che non è la dizione italiana, la concezione italiana di diritto d'autore, ma è appunto quella anglosassone, angloamericana, è un diritto di farne copie. Quindi non è così tanto lontano. Piccolo problema è che è stato messo un copy che attraverso queste norme, di fatto, appunto, si mette un copyright, un diritto di fare copie, su beni che sono stati realizzati, su beni intellettuali, beni creativi, opere dell'ingegno, tecnicamente direbbe la nostra legge sul diritto d'autore, che sono stati creati cioè, non solo i diritti sono scaduti, ma non sono mai nati, cioè sono state create queste opere in un periodo storico in cui il diritto d'autore non esisteva nemmeno. Ok? Quindi la tutela dei beni culturali su appunto un disegno di Leonardo da Vinci o di Michelangelo o sulle miniature della Divina Commedia fatte nel 1350, effettivamente stiamo parlando di opere che sono state create in un periodo della storia umana, della storia dell'uomo, in cui non era nemmeno stata concepita l'idea di un diritto d'autore e di un diritto di riproduzione. Ok? E quindi questo è un po' il paradosso che a me, insomma, che vengo da quel mondo lì, mette sempre un po' a disagio, cioè il fatto che siamo di fatto arrivati a mettere un copyright su Leonardo da Vinci senza che Leonardo da Vinci sia mai riuscito ad avvantaggiarsi di un copyright. Ecco, questa è un po' la cosa che appunto fa sorridere e mi lascia sempre, sempre molto riflettere. Ecco, vedo Mirko connesso, lui sicuramente può dare qualche spunto. Dall'altro lato, però, c'è un'esigenza appunto di tutela del nostro patrimonio. Essendo noi custodi del patrimonio, del probabilmente più grande e delicato patrimonio culturale, fatto di documenti, quadri, sculture, bassorilievi, edifici anche, perché c'è l'aspetto architettonico anche che entra in gioco. Di tutto il mondo, diciamo, il paese con più luoghi UNESCO, quindi tutelati UNESCO, e non è un caso, e quindi abbiamo anche l'onere di doverli tutelare e soprattutto abbiamo purtroppo, dal lato negativo, anche l'aspetto con l'onere di dover trovare una sostenibilità economica a questa tutela, cioè avere in casa tutti questi gioielli. Purtroppo non sono gioielli, non sono sempre gioielli d'oro che li lasci lì in una teca e dopo 50 anni tiri fuori e sono ancora uguali. Sono gioielli che vanno mantenuti, vanno puliti, vanno conservati, ogni volta che vengono toccati e spostati bisogna, come dire, seguire una serie di accortezze e questo ha un costo mostruoso. E quindi il fatto che qualcuno da fuori Italia, da fuori continente addirittura, possa in un certo senso avvantaggiarsi economicamente di queste opere, di questi documenti, facendo un'attività commerciale anche magari becera e di basso livello, può effettivamente far destare un certo tipo di riflessione e come dire, di difesa, di irrigidimento da parte degli enti che hanno in custodia questi beni, no? Torno all'esempio, cioè, un conto è l'immagine del Davide di Michelangelo utilizzata per una pubblicazione di storia dell'arte fatta da un ricercatore italiano, altro conto è la stessa identica immagine, stessa identica fatta dallo stesso fotografo, però utilizzata per fare i grembiuli che vengono venduti a Firenze
con, no, i pettorali e le parti intime del Davide Michelangelo per, appunto, come gadget. Quale dei due è un'attività che può in un certo senso ledere il bene culturale? Dal punto di vista fisico, nessuna delle due, la foto è stata scattata nello stesso momento, però quando viene diffuso il file, in un caso c'è un utilizzo che è di carattere appunto di promozione culturale, dall'altra parte c'è un utilizzo che è puramente, squisitamente commerciale e di business a favore di un'azienda che probabilmente non è neanche. I cui proventi non rimangono neanche sul territorio italiano. Quindi questo è un po' il dilemma in cui ci muoviamo. Da un lato la spinta verso una libertà, un pubblico dominio, perché insomma, viva Dio, dopo 70 anni dalla morte dell'autore, il diritto d'autore scade e l'opera diventa il pubblico dominio, però attraverso questo giro, passando dal diritto amministrativo, del diritto della tutela dei beni culturali, riusciamo indirettamente, successivamente, a riportare sotto tutela un'opera che era invece caduta in pubblico dominio, o addirittura, paradosso, a tutelare qualcosa che non era in origine mai stata tutelata, no? Appunto, l'esempio che dicevo prima, Michelangelo e Leonardo e Dante, ma anche che ne so, cioè tutto, fino alla fine del 1700, cioè le prime forme di diritto d'autore italiane, vabbè, in realtà sotto, nella Repubblica di Venezia anche nel 1500. Però ecco, le prime forme di diritto d'autore sono già di epoca moderna. Tutto ciò che abbiamo avuto prima è stato creato non perché c'era un diritto di riproduzione a favore degli autori o degli stampatori, degli editori, ma perché c'era un'altra forma di incentivo alla creatività e alla produzione intellettuale, no? Il mecenatismo, altre forme. Quindi adesso arrivare nel 2019 e aggiungere una tutela di quel tipo può suonare effettivamente un po' paradossale. Però dobbiamo anche capire cosa vogliamo farcene di questi beni. Cioè, io non sono, ripeto, questa è solo una riflessione così improvvisata, non ho soluzione. Nel senso che io ho fatto più volte, ho scritto degli articoli, ho fatto delle lezioni, anche dei video come quello che sto facendo oggi, forse quello venuto meglio era quello che ho fatto nel novembre del 2017 per l'evento di Wikimedia Italia, dove avevo parlato diciamo, avevo dato una panoramica di quegli ostacoli al pubblico dominio, tutto ciò che vanifica il pubblico dominio, no? Il fatto che, appunto, quello che dicevo prima, per fortuna ad un certo punto le opere creative passano quel periodo previsto dalla legge affinché ci sia una tutela e poi diventano invece, passato quel periodo, che sono normalmente 70 anni dalla morte, opere di pubblico dominio e quindi diventano patrimonio dell'umanità, cioè tutti possono utilizzare liberamente senza dover chiedere il permesso, salvo però appunto ricadere in un caso di opera classificata come bene culturale. E allora lì ti devi chiedere se l'utilizzo che stai facendo è un utilizzo di promozione culturale e non commerciale, di studio, di ricerca, e allora continui a utilizzarla come se fosse libera, oppure se è un utilizzo di carattere commerciale o di altro tipo, e quindi ti devi chiedere se non devi passare prima dall'autorizzazione richiesta all'ente che ha in custodia il bene e quindi al versamento di un canone per l'utilizzo, per lo sfruttamento di questo bene. Abbiamo avuto due casi giurisprudenziali in Italia. Uno, ad esempio, era un'agenzia di Palermo che organizzava, un'agenzia turistica che organizzava viaggi, gite per la città di Palermo, che aveva utilizzato su, se non ricordo male, delle brochure oppure semplicemente sul sito web come immagine di richiamo. Una immagine del Teatro Massimo, che è uno ovviamente dei palazzi e dei monumenti più rappresentativi di Palermo. E cosa avevano fatto? Ingenuamente, credo ingenuamente, senza forse essersi posto il problema, avevano mandato un fotografo a fare le foto dall'esterno del Teatro Massimo e le avevano utilizzate. Probabilmente quello che avrei fatto anch'io, ingenuamente, senza aver prima letto, se non avessi prima letto gli articoli 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali. Piccolo problema che, appunto, benché la foto fosse di un fotografo loro e quindi comunque i diritti d'autore sulla foto, cioè i diritti di creazione della foto fossero loro, e
il monumento fosse sulla pubblica via e quindi ci fosse, come dire, fosse esposto al pubblico, non ci fosse da pagare un biglietto, quindi loro non avessero violato un regolamento o un cancello per fare questa immagine, questa riproduzione. Ciò nonostante, hanno subito una condanna da parte del Tribunale di Palermo perché mancava quel pezzo, cioè mancava la richiesta di autorizzazione al Comune di Palermo, che è l'ente che si occupa della tutela del, come bene culturale del Teatro Massimo, e quindi non hanno versato i canoni previsti dalla legge. E quindi vedete che boh, è davvero molto facile pestare una mina in questo mondo, perché ogni volta ti devi chiedere non solo se il bene sia passato in pubblico dominio, e già vi assicuro che non è sempre così facile, riconoscere quando un'opera è passata in pubblico dominio, soprattutto quando parliamo di autori non particolarmente famosi. O che non sono, e che non sono, diciamo, non sottostanno al diritto d'autore italiano, ma quello magari di qualche altro paese che ha qualche scadenza diversa. Quindi già dal punto di vista del diritto d'autore non è facile sapere se un'opera è in pubblico dominio. Ma per di più ci dobbiamo chiedere se quest'opera è classificata o meno come bene culturale, e quindi andarci a chiedere se quel bene culturale, essendo classificato, se è in custodia da parte di quale sia, diciamo, l'ente che ha in custodia il bene, e se questo ente ha deciso, ha adottato per delibera, un tariffario per le riproduzioni. Ciononostante, che esista o meno un tariffario, la buona norma vorrebbe che, appunto, in quanto bene tutelato, si chieda l'autorizzazione preventivamente a utilizzi che siano di carattere commerciale. Ripeto, questa non è una lezione, quindi non stiamo qua a commentare le norme, a leggervi le norme. Ve ne andate a vedere l'articolo, appunto, quello che spiega questa la questione dei canoni, è l'articolo 108 del Codice dei Beni Culturali, in una nuova versione che è stata modificata un paio d'anni fa. Cioè, prima era ancora più restrittivo, poi per fortuna hanno messo un giro di parole per permetterne, diciamo, gli utilizzi che non siano appunto di carattere commerciale. Però, insomma, l'idea del dover chiedere il permesso per riprodurre un bene che è stato fatto 500 anni fa, 5 secoli fa, lascia sempre un po' perplessi. C'è una riflessione, un altro piano, diciamo, la riflessione può essere spostata su un altro piano di cui però io non ho grande dimestichezza, che è quello dell'analisi economica del diritto. Dell'analisi economica di questo diciamo, nodo. Per quello rimando all'articolo che ha fatto l'amico e collega Carlo Piana già ormai un anno fa. Sono andato a cercarlo su Tech Economy, techeconomy.it, e vedo che è datato 7 marzo del 2018, quindi ormai è già passato un anno, più di un anno. E niente, Carlo Piana, avvocato, che tra l'altro nelle prossime settimane farà un corso a Bologna su questo argomento, un corso accreditato per avvocati commercialisti. Vabbè, non so se interessa, però appunto il 1° aprile dovrebbe essere. E Carlo commenta la norma, adesso la sto guardando, commenta la norma molto molto precisamente, passando, diciamo, ogni singolo comma, e la mette in crisi da un punto di vista non tanto della coerenza giuridica e della enunciazione giuridica, ma quanto quello della appunto, analisi economica, della sua sostenibilità economica e sensatezza da un punto di vista economico. Cioè, ci si chiede, dal punto di vista poi dell'economia generale, costa di più tutelare e continuare a richiedere dei canoni e sostenere anche questa attività giudiziale per andare a prendere le persone che non hanno pagato, i soggetti che non hanno pagato i canoni, e farsi dare questi canoni, oppure genera più ricchezza anche attraverso un indotto indirettamente, lasciare tutto libero e far sì che, come dire, il mercato faccia il suo lavoro, visto che questi beni sono, da un punto di vista delle riproduzioni, liberi. Ipotizzando che diventassero liberi, si togliessero questi vincoli dell'articolo 107 e 108, ovviamente ci sarebbe un'attività più libera da parte degli imprenditori e delle aziende. Certo è che, come dicevo prima, è molto probabile che poi anche soggetti che arrivano dall'esterno vengano e saccheggino e utilizzino i nostri beni culturali anche da un punto di vista delle riproduzioni digitali, e quindi senza rendere conto, senza, diciamo, in qualche modo
condividere un po' del loro guadagno con la Repubblica Italiana, perché in questo caso sono soldi che vanno all'interno dell'erario dello Stato, quantomeno vanno all'interno delle casse dell'ente che ha in custodia del bene, il quale con questi soldi cerca di portare avanti e continuare a conservare il bene. Questo è un po' il meccanismo. Comunque, se leggete l'articolo di Carlo, si intitola Esiste uno pseudo copyright sui beni culturali, pseudo copyright è una mia invenzione, nel senso che sono stato io il primo in Italia ad utilizzare questa dicitura parlando della tutela dei beni culturali, uno pseudo copyright perché, come dicevo prima, non è un copyright perché non ha a che fare con le norme sulla proprietà intellettuale e sul diritto d'autore, però di fatto si comporta come un copyright, quindi l'abbiamo chiamato pseudo copyright. E Carlo mi segue in questa scelta lessicale. Appunto, fa un commento alla norma e la definisce una norma pasticciata, anche per come è stata scritta, non si capisce bene come debba essere interpretata su alcuni punti di vista. Carlo la mette in crisi anche dal punto di vista della compatibilità con il diritto europeo. Cioè, sostiene che avendo creato di fatto uno pseudo copyright, il legislatore italiano è entrato, anche se attraverso una norma di carattere amministrativo, è entrato in un tema e in un campo di cui il diritto, come dire, il legislatore italiano non ha una competenza così libera, perché quasi sempre le norme sul diritto d'autore, le norme in materia di diritto d'autore, devono rientrare comunque all'interno dei confini tracciati dalle direttive europee. Quindi, se questo diritto ce l'abbiamo noi e pochi altri in Europa, e da altre parti non si crea un problema, c'è un problema di appunto omogeneità dei vari ordinamenti giuridici, no? Poi, giustamente, qualcuno farà notare: beh, certo che in Polonia non hanno una cosa simile o in Romania non hanno una cosa simile, perché? Perché non hanno un patrimonio culturale equivalente al nostro, no? Con tutto il rispetto, però appunto quello che ha l'Italia e forse la Francia ce l'hanno pochi altri, in tutto il mondo mi riferisco appunto, però appunto anche gli altri nostri amici, 27 paesi dell'Unione Europea, magari non percepiscono il problema, ok? Quindi però la domanda che appunto si pone Carlo è: può l'Italia da sola fare un passo di questo tipo e creare un diritto di esclusivo, un diritto esclusivo che è come un copyright de facto attraverso il diritto amministrativo sui beni culturali? Bella domanda che qui che lascio aperta e trovate la risposta nell'articolo di Carlo e basta. Nel senso che poi collegato all'articolo di Carlo ce n'era un altro sempre di quel periodo lì, che parlava più che altro della libertà di panorama, che è un po' l'argomento che vi dicevo prima del Teatro Massimo, sia a Palermo, cioè il fatto che un edificio o una statua o che ne so, anche un murales, anche un affresco sia sulla pubblica piazza, generi o meno la possibilità di fotografarlo e riprodurlo liberamente. Non è così, perché appunto c'è il delicato tema della libertà di panorama, uno di quei temi che si sperava potesse essere risolto con questa nuova direttiva, la direttiva EU Copyright, di cui si discute da un po' di mesi e che dovrebbe essere ormai arrivata al suo iter, alla fine del suo iter, ma che invece in qualche modo è stata tenuta fuori e nonostante il lavoro della Giulia Reda, della parlamentare europea che si era un po' impegnata su questi temi, non siamo riusciti a inserire un principio di libertà di panorama. Quindi in Italia andremo avanti con questo thriller, per cui non si sa bene se abbiamo la libertà di fare foto a palazzi e statue o edifici anche moderni, penso anche ai Renzo Piano, ai Calatrava che abbiamo in Italia, perché appunto, pur essendo palazzi o ponti o edifici di vario tipo sulla pubblica piazza, hanno ancora dei diritti di tutela. E quindi anche lì si innesca tutto il tema della libertà di panorama, che appunto poteva essere risolto. C'era l'occasione per risolverlo e non è stata colta. Va bene, niente, siamo arrivati a circa mezz'ora, era l'obiettivo che mi volevo porre, che mi ero posto, quindi se qualcuno ha qualche domanda. No, vabbè, ecco, aggiungo un'altra cosa, visto che parliamo di open data, il titolo che ho dato è Open Data e Beni Culturali.
C'è un altro rovescio della medaglia, cioè quando non sono tanto le immagini, ma sono i metadati, cioè i dati di cui queste immagini, che corredano queste immagini, che vengono messe a disposizione da parte degli enti che hanno in custodia questi beni. Cioè, pensiamo ad esempio appunto a qualche museo pubblico, qualche ente di ricerca, ente di tutela del patrimonio culturale, artistico-culturale di qualche regione, di qualche comune, che realizza il suo sito nel quale mette a disposizione, digitalizza e mette a disposizione i documenti, le sue opere, no? Archivi pubblici, cose davvero a volte molto molto interessanti, che fino a qualche anno fa potevano essere consultate solo e unicamente recandosi presso questo archivio, quindi insomma prendendo un treno, facendo un viaggio, magari pagando un biglietto, chiedendo autorizzazione, adesso sono disponibili liberamente sul sito web di questi musei, di questi archivi. Uno dei modelli di corretta gestione di questi temi è di OpenS, è il Rijksmuseum di Amsterdam. Vi invito ad andare a vedere un po' il suo sito, così vi rendete conto di cosa stiamo parlando, ma vedo che anche i musei italiani si stanno abbastanza, attrezzando, sempre con un po' di ritardo, però vabbè, noi abbiamo anche più roba, oggettivamente. Il Rijksmuseum è un museo importante, però noi solamente la città di Roma credo che valga non so quanti Rijksmuseum, quindi è un altro tipo di lavoro da fare. Però è più tutto il discorso della nostra burocrazia italiana, che in quanto appunto italiana è decisamente più complessa e più lenta. Però ecco, in quel caso non si parla, non è tanto il problema di come devono essere gestiti le scansioni, cioè le immagini, perché lì sono gli enti stessi a pubblicarle, quindi non devono chiedere permesso a se stessi, ma è appunto l'attività di metadatazione, quindi i dati relativi a questi documenti. E anche lì, una volta mi sono trovato a discutere o a fare una sorta di parere per un ente, ve la racconto ovviamente senza fare nome e cognomi, perché sennò violo il segreto professionale, perché è una consulenza che ho fatto come avvocato. Per cui c'era un, come li chiamano? Cioè, nel mondo dell'archeologia esistono le schede di catalogo, cosa che, ripeto, non venendo da quel mondo, ho imparato anche io facendo questa consulenza. Le schede di catalogo sono dei documenti in cui un archeologo, un esperto di quel tipo di oggetto, di materia, descrive molto molto dettagliatamente un reperto archeologico oppure appunto una stanza. A volte un reperto archeologico è che ne so, un capitello, un pezzo di capitello corinzio ritrovato scavando in un'area privata. Un privato appunto voleva farsi la casa in un campo e scopre che invece sotto c'era un pezzo di villa romana, il che dal punto di vista del patrimonio culturale è una gran scoperta, dal punto di vista del privato è una disgrazia totale perché ti si ferma tutto, non puoi fare nulla e quindi arriva appunto la sovrintendenza, l'ente che deve tutelare il bene culturale e ti mette una serie di vincoli. E nel completare la documentazione di scavo aggiunge tutte queste informazioni relative ai vari pezzi, capitello, mattone, pavimento con mosaico romano del primo secolo d.C., no, romano del terzo perché è usato un altro tipo di colore, via dicendo. Quindi l'archeologo che fa questo tipo di catalogazione è un super esperto di quel tipo di materia e aggiunge dei dati. Le schede di catalogo però sono o non sono un'opera creativa? Cioè una scheda di catalogo altro non è che un form preconfezionato in cui il catalogatore deve solamente inserire delle informazioni. A volte l'informazione è appunto un'informazione nuda e cruda, tipo questo capitello appartiene alla scuola di Tizio, oppure questo pavimento risale al periodo tra il 150 e 170 d.C. perché è stato utilizzato un certo tipo di, questo parere appunto del catalogatore, dell'archeologo, cioè, essendo stato utilizzato un certo tipo di pigmento, di colore, io ti do con quasi certezza che il periodo è tra il 150 e il 170 d.C. Sto sparando, sto inventando proprio per farvi capire quali sono le problematiche. Però il dato in sé è 150 d.C. barra 170 d.C.
Questo è il campo. E ovviamente il singolo, la singola informazione, una singola informazione così granulare non è tutelata. Cioè non c'è un diritto di proprietà intellettuale che agisca su quella singola informazione, per fortuna, perché è troppo poco, è troppo granulare per essere collegata ad un'attività creativa. Ciò nonostante, se dite questa cosa al catalogatore, potete anche andare a, come dire, toccare una corda, diciamo, un aspetto delicato e umano, per cui se la piglia male, perché dice che per poterti dire che quel capitello oppure che quel pavimento è del 150 d.C., lui ha studiato 20 anni. E quindi, anche se quel dato è un dato così singolo, così granulare, quindi in sé sembra avere poco peso, da un punto di vista intellettuale c'è dietro uno studio e quindi lui vuole essere in un certo senso riconosciuto come autore di quel dato. Innesca tutto ciò, innesca una serie di problemi, non da poco, perché appunto poi questi dati vanno a finire in banche dati e quindi le banche dati, in quanto banca dati, sono sì tutelate. La banca dati, anche se fatta di dati granulari come questi, cioè tutti, che ne so, le date di creazione e le misurazioni degli scavi anche in metri, no? Quanto è lungo, quanto è alto, quanto pesa questo tipo di reperto. Sicuramente una volta organizzata all'interno della banca dati, quella diventa un'opera tutelata. Perché? Perché la banca dati, anche se è fatta di, cioè anche se è costituita di dati granulari senza un criterio creativo e organizzata senza un criterio creativo, è comunque tutelata, ai sensi di del cosiddetto diritto sui generis, cioè la tutela delle banche dati non creative. Per cui per 15 anni dalla costituzione della banca dati, il costitutore della banca dati ha un diritto di riproduzione e ha il diritto di impedire estrazione dei dati di parti massive del suo database. Ovviamente ci deve essere il requisito che dice la legge e la direttiva europea, è che ci debba essere un rilevante investimento. Quindi nel momento in cui vado a inserire questi dati in una banca dati, il blocco, il tutto, la banca dati è sicuramente oggetto di tutela, ma la singola informazione granulare, ahimè, è difficile tutelare, però appunto si vanno a toccare delle questioni anche appunto dal punto di vista più psicologico e sociale, per cui appunto il catalogatore, colui che si occupa di questa attività molto delicata, fa pesare il fatto che questa scheda di catalogo non sia una semplice compilazione di dati, ma che ci sia un'attività intellettuale importante, che quindi anche quei singoli dati siano dei dati frutto di, cioè non siano una semplice misurazione, ma siano frutto di attività intellettuale. Appunto, poi generando il problema dell'autoralità o meno, cioè se diamo per scontato che una scheda di catalogo è un'opera creativa con un diritto d'autore vero, allora dobbiamo anche citare all'interno della banca dati tutti i vari catalogatori che hanno fatto questo lavoro. Solo che a volte diventa davvero insostenibile, perché ho visto attività di questo tipo di banche dati in cui davvero le schede di catalogo erano delle semplici compilazioni di foro. Poi c'era una parte descrittiva, a volte scritta molto bene, molto dettagliata, testuale, quindi magari 30 righe di spiegazione di quello che era successo e di come erano stati raccolti questi e raccolti e catalogati questi beni culturali. Allora indubbiamente quella, la parte testuale, assieme ai dati, diventa un'opera creativa. Però i singoli dati granulari che poi vanno a finire in un unico calderone organizzato secondo una banca dati, se cominciamo a definirle come opere creative, allora ci portiamo dietro tutto un problema di autorizzazioni e di citazione dei vari catalogatori che hanno partecipato all'attività di raccolta e catalogazione dei beni culturali, per cui diventa molto molto più difficile poi rendere liberi questi dati, perché devo farmi dare le autorizzazioni a priori da parte di tutti. E nel caso in cui che avevo affrontato io concretamente come avvocato, c'era la richiesta di uno di questi catalogatori di essere citato come autore anche nelle versioni aggiornate della banca dati, cioè anche in casi in cui le sue schede di catalogo erano state talmente modificate dai catalogatori successivi, che avevano poi rimaneggiato l'archivio e rimaneggiato la banca dati, per cui il suo contributo si era un po', come dire, era diventato evanescente rispetto a quello che altri catalogatori o organizzatori della banca dati avevano fatto successivamente. E quindi, insomma, l'avevano citato tra i contributori più generici, però avevano
tolto questo collegamento tra le schede di catalogo che aveva realizzato lui e altre e la banca dati generale, e lui aveva chiesto attraverso una lettera di diffida a cui poi ho dovuto rispondere, di essere citato in virtù di un diritto morale, no? Il fatto dei diritti morali d'autore, quelli articolo 20 della legge sul diritto d'autore, il fatto che l'autore sia sempre, abbia sempre la possibilità di chiedere il suo riconoscimento come autore. Sì, da un lato è vero, dall'altro lato però il diritto morale agisce solo dove c'è un'attività creativa vera, intellettuale vera, dove c'è un'attività in cui l'autore trasmette la sua personalità attraverso le opere. Se l'autore deve semplicemente, io non lo chiamerei nemmeno autore, se in questo caso il contributore deve semplicemente riempire un form che è standard, perché tutti userebbero quel tipo di formato, è chiaro che l'attività creativa si abbassa molto. Certo, uno dice, ma io ho studiato 20 anni per poter dire queste cose, lo so, ho capito, però ahimè il diritto d'autore non arriva a quello. Non si occupa di quello, quindi quello è un dato granulare che hai misurato, lo inserisci in una banca dati, quindi diventa parte di un tutt'uno, e quindi lì l'unico diritto che esiste è un diritto a favore del costitutore della banca dati, di colui che ha appunto fatto il rilevante investimento per realizzare la banca dati, che in questo caso potrebbe essere, credo, appunto l'ente pubblico che ha avviato questa attività, ma potrebbe essere anche un privato, è i vari Google che fanno attività di digitalizzazione su autorizzazione di enti pubblici, quindi altro problema ancora. Però ecco, quello lì sì che c'è un diritto, che però appunto è sulla banca dati come complesso, come tutt'uno, e non sulle singole informazioni. E quindi, e chiudiamo, così arriviamo alla conclusione del tema open data, beni culturali. Se vogliamo rilasciare in open data queste banche dati, torniamo al tema classico di come si rilasciano i dati pubblici. E lì, ripeto, l'abbiamo già detto più di una volta: ci sono linee guida ministeriali, ci sono i miei filmati che avevo fatto per dati.gov.it un po' di tempo fa. Li sto anche rilasciando in questi giorni online, ancora i video con le interviste, quindi potete andare a vedere quelli, però le licenze per fare open data non sono tante, sono sostanzialmente due, la CC BY, in cui viene tra le Creative Commons, che sono appunto 6, è la CC BY, cioè la licenza che richiede la semplice attribuzione e il riconoscimento della paternità originale dell'autore, che in questo caso non sono i singoli autori, ma è il costitutore della banca dati al massimo, o addirittura, come io e altri, come anche Carlo Piana, più volte abbiamo detto, il CC0, il fatto che essendoci dietro un ente pubblico dovrebbe, come dire, mollare il colpo, mollare l'osso anche dal punto di vista del riconoscimento intellettuale, perché appunto il CC0 è una sorta di ti rilascio in pubblico dominio. Non è neanche una vera licenza. Adesso la differenza vi rimando agli altri video e a quello che trovate scritto online, che è molto chiaro. CC0 è molto di più di una licenza, perché il titolare dei diritti sta dichiarando di non voler più esercitare i diritti da quel momento in poi, quindi di fatto rilascia in pubblico dominio l'opera come se lui fosse già morto da più di 70 anni. Qua non parliamo di un morto da più di 70 anni, perché parliamo di un ente pubblico che ha costituito una banca dati e quindi ha un diritto di sui generis, se si chiama, che è di 15 anni dalla data della costituzione, dall'anno di costituzione della banca dati. E quindi in questo caso forse CC0 è lo strumento più adatto. E lì davvero abbiamo fatto open data, perché abbiamo mollato finalmente, liberamente, lasciati liberi questi dati. Certo che un po' dobbiamo interrogarci su quanto vogliamo tutelare e quanto vogliamo lasciare libero, però questo era il tema, era appunto la pubblica amministrazione aperta e come fare open data sui beni culturali. Il problema è questo. E ripeto, adesso in questa seconda parte della discussione ho parlato dei dati, dei singoli dati, quindi non delle riproduzioni, delle immagini o dei video. Quindi quelle sono opere creative, è un altro problema, e lì si pone il problema delle riproduzioni, articolo 107 e 108, beni culturali, e forse diritto d'autore quando il bene culturale ha ancora un diritto d'autore. Però quando sono semplici dati, torniamo allo stesso identico problema che hanno i gestori di banche dati pubblici, identico ad esempio a colui che fa l'azienda municipalizzata che si occupa degli orari degli autobus, deve mettere in open data gli orari degli autobus. Stessa
Stesso discorso, a differenza che invece di avere dei dati relativi agli orari con le fermate degli autobus, abbiamo dei dati che ci dicono quando sono stati raccolti trovati degli affreschi o trovati dei pavimenti romani e con che tipo di materiale sono stati realizzati, via dicendo. Stesso tipo dal punto di vista giuridico, è lo stesso tipo di oggetto, è una banca dati. Va bene, tre quarti d'ora, 45 minuti, ho detto tutto quello che mi era venuto in mente di dire. Sono andato a braccio, spero che la cosa abbia avuto un senso. Vedo che c'è ancora gente collegata. Vediamo, vediamo. Ah, ok, scusate, non avevo visto i commenti. Il nostro amico Piersoft dice: ottima riflessione, traduttore e contributore. Bravo Simone, grazie. No, dicevi CC0, CC BY, CC BY SA, quante liti su queste tre licenze creative, open data, concordo per la CC0 per gli enti pubblici. Sì, allora CC BY SA è follia totale, nel senso che lo share alike è quello che è la clausola che agisce sulle derivazioni, sulle opere derivate. Lo share alike ha senso se io sto scrivendo un libro, un romanzo e voglio che la stessa licenza venga applicata anche alla sua versione teatrale o alla sua versione cinematografica, oppure sto facendo delle slide e voglio che se qualcuno fa un'infografica prendendo le mie slide, facendo una derivazione delle mie slide, mantenga anche l'infografica sotto la stessa licenza. Lì ha senso. Su una banca dati pubblica, dove davvero in una banca dati parlare di derivazione è sempre stato molto problematico, perché appunto io di una banca dati al massimo prendo un pezzo e lo riutilizzo, ma non è che faccio una banca dati derivata, è diverso. Ok? Posso magari assemblare, non so, banca dati degli orari degli autobus della provincia di Lodi, della provincia di Cremona, della provincia di Milano, faccio una banca dati più grande, le metto insieme, ma non, boh, cioè è un'attività di mero compilation, compilazione, di aggregazione, non c'è un'attività di derivazione. Ok? Un'attività di derivazione di una banca dati da un'altra mi viene difficile, perché in tutti i casi, dal punto di vista informatico, io posso comunque tenerle separate le basi di dati sotto. Al massimo cambio lo strato sopra, cioè il software che va a prendere i dati dalle banche dati. Quindi, boh, parlare di derivazione sulle banche dati per me è sempre stato molto, molto, bizzarro. E quindi ne consegue che la share alike per le banche dati, per i dati pubblici, soprattutto quando sono pubblici, mi sembra davvero molto, molto strano e bizzarro. E quindi è problematico, perché poi crea una serie di problemi di compatibilità tra licenze. Basti vedere quello che hanno fatto con OpenStreetMap e la licenza ODBL, che adesso non si parla più con le altre licenze, e si crea sempre questo thriller se si possa o non si possa utilizzare quei dati. CC BY e CC 0 sono assolutamente le due soluzioni. Sul CC BY, ripeto, se il comune di Genova ci tiene così tanto che venga detto ogni volta che i dati sono presi da lui, va bene, ok, lasciamoci questo CC BY, ma non ha lo stesso peso che ha il CC BY su un brano musicale o su un libro o su un'opera teatrale, in cui devi riconoscere la paternità dell'autore, perché c'è un altro tipo di valore. Lì è un ente pubblico che per legge deve fare la raccolta degli orari degli autobus. Mi capite cosa intendo? Cioè, non è che può scegliere, non è un'attività creativa come quella di un musicista, che può scegliere di non farlo. Ok? Il comune di Genova che raccoglie gli orari degli autobus e li tiene aggiornati in una banca dati, non sta facendo un'attività intellettuale creativa come quella di un musicista, perché lo deve fare comunque, perché è una delle sue missioni istituzionali, cioè la legge lo obbliga a farlo, e lo deve fare anche bene, perché ci sono tutta una serie di parametri per cui poi la pubblica amministrazione viene anche valutata nella sua efficienza da quel punto di vista. Quindi, boh, vuole metterci sto CC BY? Lo metta, il BY non disturba più di tanto, non crea problemi di compatibilità con altre licenze, lo share alike invece sì. Invece, se Matteo se decidesse a mettere questo CC0 e che si smettesse in Italia a dire che il CC0 non si può usare, come fanno alcuni miei colleghi giuristi e che ogni volta mi fanno venire il fumo dalle orecchie, CC0 è la soluzione, questo, perché ci togliamo una serie di problemi e finalmente i dati diventano aperti. E poi, soprattutto, viene riconosciuto e utilizzato anche da altri paesi, quindi un americano, un tedesco che viene in Italia e vede CC0 capisce che cos'è.
Se gli mettiamo qualche disclaimer tipo supercazzola, passatemi la parola, scusate, però scritto da qualcuno che non sa bene la materia perché vuole fare un simil CC0 ma poi non l'ha fatto bene, allora tanto voleva usare CC0 originale, no? Okay, che almeno viene riconosciuto. Vabbè, grazie per questo spunto, ce ne sono altri? Vabbè, fortuna a casa perché è raffreddata, questo non c'entra. Spunto, grazie. Vi saluto e niente, beh, abbiamo tirato quasi un'ora, 50 minuti. Spero che possa risultare utile. Adesso dovrei mandare il link a coloro che mi hanno chiesto questo contributo e spero che poi venga visto anche successivamente. Se riesco, estraggo il video da Facebook e lo carico anche sul mio canale YouTube perché so che non tutti frequentano il fantastico social media di Mark Zuckerberg, ma vanno anche su altre fonti, quindi potrebbe essere utile trovarlo anche su YouTube. Grazie a tutti, buona domenica, sostanzialmente ormai è sabato sera, buona cena e buona domenica. Ciao a tutti.